Ciao a tutti da Nate, Giusy e Super Tommy Cat. Ragazzi, vi presentiamo il nostro Super Micione. Dai, saluta i nostri lovers, Tommy. Saluta, saluta, saluta. Guardate quanto è bello. E guarda in camera, però. Vabbè, niente, come potete capire, non ha molta intenzione di apparire. Va bene, vai, 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 vai. Va bene, va bene, va bene, va bene. Carissimi lovers, oggi vi parliamo di un po' di sano gossip ruspante, quel sano gossip estivo che piace un po' a tutti. Parliamo di Eros Ramazzotti e Marika Pellegrinelli. Ormai lo sapete meglio di noi, cosa sta succedendo tra questa coppia? I due ormai sono addirittura d'arrivo, la coppia è scoppiata, ma in questi giorni si stanno diffondendo tante notizie, tanti rumors, tra mezze verità, fake news, e con questo video vogliamo un pochino fare chiarezza su tutto quello che sta succedendo. Ma bando le ciance, ciancio le bande, prego Giusy. Eros Ramazzotti e Marika Pellegrinelli si sono separati e i motivi dell'addio sono stati svelati. Sembra che ci fossero degli specifici problemi nella coppia ormai da tempo. Ai 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 ai, cosa sarà successo mai? Si parla moltissimo della separazione tra Eros Ramazzotti e Marika Pellegrinelli. Era all'inizio soltanto un'indiscrezione, girava, trapelava un attimino nei meandri del gossip, ma è diventata una notizia sicura dopo che l'ufficio stampa della coppia ha rilasciato una nota, perché questa coppia ha l'ufficio stampa. Cioè, anche noi ora dovremmo avere l'ufficio stampa. Ragazzi, l'ufficio stampa di Nat e Giusy vi rivela che Nat è sempre più innamorato della Super Giusy. Ora emergono ulteriori dettagli che aiutano a comprendere per quale motivo una coppia così solida si sia detta addio all'improvviso. Pare che tra i due siano nate delle incomprensioni diventate man mano sempre più insormontabili. Eros Ramazzotti ha acquistato una casa in Franciacorta a Torviato di Adro, mentre Marika Pellegrinelli ha preso la decisione di restare a Milano. Oh, poverina la Marichina, ti ha comprato la casa, Eros. Ma non si fanno queste cose, non si fanno. Io al tuo posto mi sarei indignata ancora di più. Come ti permetti tu di comprare una casa dove dobbiamo andare a vivere tutti insieme? Non sia mai! Sembra che inizialmente i due vivessero ancora insieme, ma Marika non apprezzava molto l'appartamento e per questo ha deciso di cambiarlo in tempi brevi. E mi viene da pensare che molto probabilmente questa casa sarà in una località molto ridente, molto tranquilla, molto pacata. Mentre invece la Marika vuole la movida, no? Lei vuole stare a Milano, vuole andare a fare gli apericena, a bere gli spritz. Mentre Eros ormai è un artista, lui ha bisogno di isolarsi nel mondo. Quindi, ragazzi, c'è un problema molto grosso. Ma non è stato solo questo a distruggere del tutto una relazione che andava avanti da 10 anni. Ebbene sì, ragazzi miei, 10 anni, voglio dire, tanta roba, mamma mia, è per una casina? No, dai, non è solo quello, sicuramente. Comunque, secondo settimanale Chi, che mamma mia, Alfonso Signorini, certo che noi saremo impiccioni, ma te proprio ti impicci, ma il tuo lavoro va bene. Comunque, secondo settimanale Chi, sembra sia stata la Pellegrinelli a prendere la decisione di lasciare Ramazzotti. Sarà stata la troppa gelosia di lui? Ma comunque il cantante ed ex marito di Michel Hunziker avrebbe manifestato sempre troppa gelosia, che avrebbe infastidito sempre più Marika, giovane e intraprendente. Eros, hai voluto la moglie giovane e mo te la sorbetti. Sembra quindi che il loro matrimonio le stesse stretto e secondo alcuni ha influito tantissimo la differenza d'età. Inoltre, sempre secondo il settimanale di Alfonso Signorini, sembra che la Pellegrinelli abbia deciso di non andare in villeggiatura insieme ai suoi bambini. Già questa non mi piace come cosa. Comunque, proseguiamo. La decisione dettata dalla volontà di far stare i piccoli insieme al loro padre, impegnato in un tour mondiale, è reduce da alcuni problemi di salute. Ma sembra a me o mi sembra proprio una scusa? Cioè, voglio dire, non vengo in vacanza con voi perché i figli devono stare col padre, ma i figli non possono stare col padre anche con la madre. Cioè, dove sta scritta? Ma la scelta è stata probabilmente legata alla volontà di non rendere eccessivamente traumatico il distacco dei figli dal loro padre. Raffaella Maria e Gabriel Tullio sembra che infatti abbiano sempre dimostrato un grande attaccamento nei confronti del loro papà. E vabbè, che c'è di male in questo? E poi ragazzi, come si fa a non voler bene a un Marco Antonio come Eros Ramazzotti che scrive delle vere poesie musicali? Come si fa? Sempre secondo il settimanale Chi, che ha rilasciato molte indiscrezioni sulla coppia sin dal principio, Marika ha deciso di rimanere nel capoluogo lombardo non soltanto per una questione di lavoro e di abitudine. E qui i nodi vengono al pettine. Infatti, secondo alcuni rumors, la Pellegrinelli avrebbe iniziato a nutrire un forte sentimento d'amore nei confronti di un altro uomo. Eccala! L'uomo in questione è Charlie Vezza, proprietario dello storico noto marchio Gufram. Cioè, un cameriere o un operaio non sia mai, no? Minimo imprenditore, minimo, eh? Emerge dalle ultime indiscrezioni che l'uomo in questione ha la barba leggermente incolta, capelli lunghi e amante del design.
La modella, classe vi ricordo 1988, quindi praticamente una pischella, secondo quanto riportato avrebbe rivelato già da diversi mesi ad Eros di nutrire un sentimento speciale per un'altra persona e gli avrebbe confessato che la loro relazione ormai le stava stretta. Mi immagino la scena, no? Eros, la nostra relazione mi sta stretta, e allargala, no? Il settimanale diretto appunto da Alfonso Signorini ha rivelato che nonostante la scelta sia stata della stessa Pellegrinelli, il tutto è stato deciso con grande rammarico anche per via dei piccoli che avrebbero affrontato con difficoltà questa separazione. Inoltre sembra che prestissimo i due dovranno anche trovare un punto d'incontro non soltanto per la loro separazione, ma anche per stabilire gli orari in cui si prenderanno cura dei loro figli. Eros non è nuovo a questa situazione, dato che era già accaduto con Aurora Ramazzotti, ma probabilmente per la Pellegrinelli l'impresa sarà più traumatica. Poverina la stellina, la marichina, sì, lei non è abituata. Sapete con quanto astio dovrà decidere gli alimenti da farsi dare, il mantenimento e soprattutto gli orari di visita nei quali potrà frequentare i suoi figli se staranno con lui o lui se staranno con lei. Comunque vabbè, sta di fatto che sicuramente gli arriverà un bel assegnino mensile alla ragazza. Insomma, è probabile che questi rumors non saranno mai confermati dai diretti interessati, a differenza di quanto accaduto nel caso del divorzio, ma sicuramente i fan avranno qualche informazione in più nelle prossime settimane su quella che è ormai la rottura del momento. Eh sì, perché nonostante Erosino e Marichina non siano una coppia da gossip, no? Perché praticamente non si è mai sentito parlare di loro, se non quando si sono sposati, se non quando hanno avuto i figli, eccetera, eccetera. Però inevitabilmente, capite ragazzi, in questa epoca social, in questo 2019, in questo 2020, anche se ti vuoi fare i cavolini di Bruxelles tuoi, c'è poco da dire, c'è Signorini che indaga, scava, poi le notizie pullulano e poi girano per tutto il web. Beh, io non mi meraviglierei se Michelle Hunziker, ovvero la sua ex moglie, si separasse anche da Tommaso Trussardi e i due si metterebbero insieme, anche perché voglio ricordare che Eros e Michelle era veramente amore, amore allo stato puro. Ebbene, i due, se non lo sapete, si sono conosciuti al Pineta di Milano Marittima e là è sbocciato l'amore, come anche quando dopo si sono lasciati a causa appunto di lei che è caduta in una setta. In un evento appunto di musica, Eros Ramazzotti ha conosciuto proprio sul palco la nuova attuale ex moglie, appunto Marica, quando gli ha consegnato il premio Canoro. E se volete sapere di più sulla storia di Eros e Michelle, la setta, tutti i vari inghippi che ci sono dietro, fatecelo sapere perché noi ne sappiamo tante in merito a questa cosa. Quindi, se lo desiderate, possiamo anche decidere di confezionare un video doc. Però ragazzi, se lo volete, dovete chiedercelo. Dovete chiedercelo qui sotto nei commenti, tramite messaggio privato, con un like, con un piccione viaggiatore, con un missile terra-aria. No, quello è meglio di no. Fatecelo sapere perché noi siamo qui a ascoltare voi, ragazzi miei. Ma, prima di chiudere, la domanda ognia che vi dobbiamo fare, cioè, voglio dire, non possiamo evitare. Secondo voi, la storia tra Eros e Marica è veramente giunta al capolinea? Oppure c'è ancora un piccolo spazio per un ricongiungimento? Ma la seconda domanda è, come dice la buona Giusy, chissà, vedremo in futuro di nuovo Eros che si rimetterà vicino vicino a Michelle? Perché gira voce che anche Michelle non è che se la passi molto bene con Tommasino. Quindi al posto di larga sentenza, nel frattempo fateci sapere esattamente che cosa ne pensate. Quindi ragazzi, se volete vedere altri video inerenti a questo argomento, mettete un bel mi piace, registratevi al canale, cliccate la campanella per... Ma soprattutto, cosa che vi diciamo fin da quando Eros Ramazzotti conobbe Michelle Hunziker in quel del Pineta di Milano Marittima? Condividete, condividete, condividete! Ciao! Ciao Michelle! E ciao Eros! Ciao Marica!